Si torna, diciamo, a parlare di spettacolo, in questo caso per beneficenza, per l'Istituto Tevenin, ma insomma per chi comunque è un artista è sempre bello, no, trovarsi di fronte a un pubblico in presenza. Sì, dopo tanto possiamo tornare in presenza con un teatro a capienza massima al 100%, per noi veramente emozionante pensare di poter ritornare lì sopra dopo tutto questo tempo, questa pandemia, quindi questi 2 anni lontani dal pubblico, insomma. Saranno 2 spettacoli, uno alle 17 e uno alle 21, è uno spettacolo di magia e illusionismo, insieme a noi siamo i Deni Magic, noi siamo 2 dei Deni Magic, poi ci sono le nostre figlie, Desiree e Nicole, insieme a noi ci sono anche altri 3 artisti che sono Mirko Menegatti, Tiziano Cellai e Francesco Meraviglia. Piuttosto singolare, un'intera famiglia che si dedica insomma a questa arte, a questo spettacolo della magia, ma come vi è venuto in mente? Questa è stata colpa sua, è stato un regalo di Natale che ha scoperchiato un vaso di Pandora, effettivamente sì, ho iniziato prima io, poi le figlie e poi si è fatta convincere anche lei perché ha visto che ci stavamo divertendo e quindi ha preso campo. E adesso sì, è una passione che ci unisce, dà anche impegno perché lascio immaginare le prove, la sera e tutto quanto, però le ragazze rispondono bene e a noi non ci pare il vero che continuano a seguirci. Insomma, mi verrebbe da dire il privilegio di poter segare in 2 la moglie, no, non è questo penso il caso, ma non lo so. No, le figlie hanno vietato, no, più che altro... In realtà la moglie viene segata. Sì, hanno voluto sapere subito il trucco, diciamo, ecco, per tranquillità, prima spiegaci com'è, poi vediamo se lo puoi fare oppure no. Sì, esatto. Quando erano piccoline piangevano, ti ricordi? E quindi dovevamo spiegare il trucco perché sennò la mamma scompariva. Famiglia che mette a disposizione insomma la propria arte per famiglie sicuramente un po' meno fortunate. Esatto, ormai siamo al, mi sembra, 15° spettacolo che facciamo con Casa Tevenin, è un bel sodalizio, funziona bene, il pubblico risponde bene, ci divertiamo noi, si diverte il pubblico e si divertono anche i ragazzi di Casa Tevenin che vengono comunque a vederci, saranno presenti quella sera e ci fa molto piacere questo. Vi aspettiamo tutti, quindi sabato 20 novembre, ore 17, ore 21, al Teatro Petrarca e niente, vi aspettiamo tutti, dopo tanto tutti insieme potremo passare una bella serata spensierati e insomma, in tranquillità e faremo beneficenza insomma, per una buona causa. Insomma.